Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare tutos DIY ispirazione. Oggi sono qui con un altro DIY natalizio e vi farò vedere come realizzare questi graziosissimi sottobicchieri a forma di pallina di Natale. Io li trovo carinissimi e sono anche molto facili da fare e sono anche molto grandi. Qui con me ho un uncinetto ergonomico da 3.5 e poi ho questo filato qui, ho questo rosso e questo giallo. Potete ovviamente scegliere i colori che preferite. Cominciamo la nostra riga numero 1 con 4 magliettine e lo convergiamo in un anellino. Eccolo qui. E poi andiamo a fare un piccolo anello, quindi rientriamo nella prima magliettina e lo andiamo a chiudere così. Perfetto! Nella riga numero 2 cominciamo con 2 magliettine semplici. Quindi, riga numero 2, scusatemi. Andiamo a prendere le nostre 2 magliettine e poi andiamo a lavorare con le maglie alte. Andiamo a fare 10 magliettine alte all'interno dell'anellino, quindi non sto contando le maglie, bensì lì dove ho lasciato quel buco in mezzo vado ad agganciare tutte le mie magliettine alte. Perfetto, una volta che ho fatto le mie 10 magliettine alte, io vado ovviamente ad unire il mio cerchietto, quindi cosa faccio? Vado a far passare una magliettina bassissima, la faccio passare qui nella parte alta e la chiudo, eccola qua, magliettina bassa fatta. A questo punto cominciamo con la riga numero 3 e cominciamo sempre con 2 maglie semplici. Adesso in ogni maglia andiamo a mettere 2 maglie alte. Adesso il conto delle maglie ce l'abbiamo perfettamente e quindi possiamo lavorare senza problemi. Andiamo quindi a mettere 2 magliettine per ogni maglia e ovviamente in questa riga 3 ci andremo in tutto a ritrovare 20 magliettine. Le maglie sono alte, attenzione, non stiamo lavorando con le basse, lavoriamo con le alte. Vedete, 1 e 2, perfetto. Continuo così e completo la mia riga. Perfetto, una volta fatta la mia riga numero 3, possiamo passare alla riga numero 4, che è molto molto simile a quell'altra. Andiamo a fare 2 magliettine semplici e poi in ogni seconda maglia andiamo a mettere 2 maglie alte. Ok, se prima era in ogni maglia, adesso una la lavoriamo con la singola maglia alta, mentre invece la seconda la lavoriamo con 2 maglie alte, ovviamente devono essere sempre dentro la stessa maglia. E se prima avevamo quindi 20 magliettine, adesso nella riga 4 ne avremo in tutto 30. Perfetto, possiamo adesso passare alla riga numero 5, che comincia sempre con 2 magliettine semplici verso l'alto. In ogni terza maglia andrò a lavorare 2 maglie alte. Ovviamente il mio giro, come ho fatto anche prima, lo concludo sempre con la maglia bassissima. Avrò in tutto 40 maglie sulla riga. Seguiamo il medesimo pattern e quindi incontreremo le medesime misure anche nella riga numero 6 e nella riga numero 7, aumentando sempre di una magliettina nel punto dove dobbiamo lavorare 2 maglie. Ma nel frattempo concentriamoci un attimo su questa riga numero 5. Perfetto, terminata la nostra riga numero 5, passiamo poi alla riga numero 6 e lavoriamo in ogni quarta, nel senso che facciamo la doppia, ne avremo 50, nella riga numero 7 raddoppieremo in ogni quinta e ne avremo 60.
Una volta fatto ciò, sarà quindi completa la nostra pallina. Faremo passare via il filo avanti e indietro e poi passeremo all'ultimo pezzo, che è quello dell'aggancino. Vado quindi a prendere il colore nuovo, che è questo qui giallo, e vado a lavorare innanzitutto 6 magliettine basse. Vedete, l'aggancio qui e poi lavoro intanto 6 magliettine basse. L'ultima riga, se vi interessa, era di 60 maglie in tutto, ma se avete bisogno di sottobicchieri molto più grandi, beh, potete tranquillamente continuare ad aumentare. L'ultima era la quinta maglia, quella raddoppiata, quindi potete andare avanti e fare la sesta, la settima, l'ottava, ogni riga, se ne avete la necessità. Perfetto, una volta ho fatte le mie 6 magliettine, lavoro sulla riga 2 e la riga 3, che sono uguali. Quindi vado a fare una magliettina di bordo iniziale, quella del cappietto, e poi vado a rilavorare 6 magliettine basse, andando avanti e indietro per due volte. In queste due righe quindi vado a fare sempre 6 magliettine per riga. Dalla riga 4 invece faccio magliettina semplice, poi faccio una diminuzione, perché ovviamente devo andare a restringere verso l'alto, quindi vedete, lavoro questa qui e me lo porto sopra, poi ne lavoro subito un'altra e mi porto sopra il filo così, e me lo chiudo tutto insieme perché faccio la diminuzione, eccola qua, perfetto. Le due maglie successive me le lavoro in maglia bassa e poi alla maglia finale faccio un'altra diminuzione. La riga numero 5 comincia con una magliettina semplice, poi vado nuovamente a fare delle magliettine bassissime, così vedete in punto bassissimo, ne faccio 4 e avrò in tutto 4 magliettine in punto bassissimo. Se volete potete andare adesso ad aggiungere una piccola catenella per dare insomma l'effetto della pallina, anche se sono dei sottobicchieri, quindi non avete effettivamente bisogno di una catenella, a meno che non vogliate appenderli in casa. Certo, questa è una variante che è pur sempre possibile. Faccio passare via il filo, così lo faccio scomparire. Eccolo qui. E a questo punto il nostro sottobicchiere sarà ufficialmente pronto. Mi prendo solo la briga di fare qualche altro dettaglio. Ecco, se desidero posso ad esempio fare un laccetto del genere, ed ecco, posso appendere quindi il mio sottobicchiere. Direi che va più che bene. Come avete visto è molto facile da fare, ci basta solamente seguire il conto, ricordarci di raddoppiare una maglia alta in una determinata magliettina che va in successione dalla prima all'ultima. Qui ad esempio ho un'altra pallina, un altro sottobicchiere realizzato con una riga in più e quindi è più grande. Quindi se prima avevo fatto il doppio nella quinta magliettina, adesso ho fatto il doppio nella sesta, così mi diventa sempre più grande. Potete avere il vostro set di sottobicchieri personalizzato per Natale e io penso che non ci sia cosa migliore. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse io vi invito a lasciare un like, lasciare un commento e condividere il video con i vostri amici. Noi ci vediamo molto molto presto con dei nuovi video e io approfitto per farvi dei sereni auguri di Natale e di un felice anno nuovo. Ciao a tutti!